I giornali possono trovare un loro ruolo nell'era digitale se i giornalisti riacquistano una capacità di sguardo nuovo sulla realtà, cioè se sono capaci di raccontare, di vedere cose che dentro il fumo dell'opinione pubblica nessuno riesce a vedere. Noi vogliamo aiutare i giovani che si vogliono accostare al giornalismo in due modi. Il primo modo è quello di offrire loro la possibilità di incontrare, non dico dei maestri, diciamo dei colleghi più anziani e più capaci nel mestiere. Per questo motivo abbiamo invitato qui a Catania alcuni dei giornalisti di testate nazionali che possano stare con i nostri ragazzi e in questo rapporto comunicare un po' di esperienza. La seconda cosa che noi possiamo fare, che chiediamo a chi è disponibile, è che questi giornalisti con più esperienza possono mettersi ad accompagnare i giovani nei loro tentativi geniali, intelligenti, interessanti di costruire dei progetti di informazione e di aiutarli, se possibile, a realizzarli qui, che è la cosa un po' più difficile. E perché le nuove generazioni sono meno propense a questo tipo di approccio? Cioè, le cose che possiedono. Sicilia in Posta è un progetto editoriale la cui redazione Under 35 è convinta che ci sia bisogno di un giornalismo autorevole e che sappia cogliere i vantaggi del digitale coniugandoli con il buono che viene dal passato. In questo senso, organizzare un workshop di alto profilo alla Scuola Superiore di Catania, in un contesto molto prestigioso, in collaborazione con la Fondazione Domenico San Filippo Editore e con l'Università nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e appunto la SSC, è per noi un'opportunità straordinaria. Il corso è stato rivolto a 30 giovani che sono arrivati da tutto il paese e hanno avuto modo di svolgere una vera e propria attività laboratoriale, non solo con lezioni frontali, ma anche raccontando storie. Il titolo di questo workshop è appunto Raccontare la Sicilia, raccontare il Mediterraneo. Oggi siamo assolutamente sommersi da informazioni, il re è nudo. Abbiamo informazioni dovunque, basta mettere una parola su Google, subito troviamo e sappiamo di tutto e di più. Allora il problema non è raggiungere l'informazione, è raggiungere l'informazione giusta. La fake news non è solo un contenuto, è anche un sistema di inganno. La verifica di dichiarazioni di politici nazionali ci ha permesso di vendere questa competenza a diversi enti terzi, come un'agenzia di stampa, abbiamo una collaborazione che va avanti a diversi anni con la RAI e a Facebook, un servizio di cui in quel momento c'era grande bisogno. Pagella Politica è un sito italiano che si occupa di fact-checking politico. Il nostro lavoro è prendere le dichiarazioni fatte da personaggi pubblici, nazionali, più raramente locali, e verificare se in base ai dati e ai fatti che sono pubblicamente disponibili o no, quello che hanno detto è vero. Penso che i giornali e i giornalisti nell'era digitale continuino ad avere un ruolo fondamentale, perché in un periodo in cui siamo invasi dalle informazioni e queste ci piovono addosso da tutte le parti, abbiamo comunque bisogno di un posto e di persone che facciano da
filtro, che ci siano momenti di autorevolezza in cui il lettore sa di potersi fidare di quello che vede e di quello che legge. I giornali nell'era digitale servono, come sono serviti nell'era analogica, a raccontare storie. Raccontano storie con mezzi e metodi diversi, ma saranno e sono sempre fondamentali, come abbiamo detto lunedì in occasione di questo simposio che facciamo ogni anno, Nostalgia di Futuro, per costruire un'opinione pubblica basata su una coscienza critica. L'inchiostro che c'è dentro e la trasportano nella lastra. Oggi ci troviamo qui in Villa San Saverio, abbiamo incontrato, possiamo dire, i futuri giornalisti, giovani giornalisti interessati a conoscere alcune storie particolari e farle proprie, magari poi scrivendo qualcosa. Faccio parte di un'associazione di volontariato, Associazione Cappuccini, che aiuta tanti bambini appunto nell'omonimo quartiere. Buongiorno, io sono Ba Mamadou, vengo dalla Costa d'Avorio, sono nato in Guinea e oggi siamo qua per raccontare qualche storia che abbiamo vissuto noi e il direttore della comunità dove vivo io, e l'incontro è stato bellissimo perché è stato molto emozionato, perché ho incontrato persone molto 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 care e ci hanno parlato, ci sono stati vicino. La cosa più bella che cosa è stato il contatto con quelli, perché vedendo negli occhi di quelli la storia mentre che tu la racconti, vedo proprio l'emozione che gli fai uscire, questi occhi che brillavano proprio, come non lo so spiegare, però dicendo tutto di questo posso dire che è stato un incontro bello. E se queste cose sono delle cose che si devono fare moltissimo, perché così possono anche aiutare certe persone a capire certe cose che non si sanno, e certe persone che sanno qualche cosa che non sanno fino a quel punto qual è il punto. E io praticamente sono qua stamattina per dare un po' di quello che so e di quello che ho vissuto. In questo senso l'immigrazione è una grande sfida, è una sfida perché da una parte ci costringe a recuperare chi siamo, a recuperare una memoria che avevamo perduto, e dall'altra parte ci costringe a fare i conti con il mondo che cambia. C'è stato un tempo, molti anni fa, oggi sta un po' tornando di moda, in cui si andava dal caporedattore e si portava un articolo, si portava una notizia e lui ti rispondeva: io voglio delle storie. Ma c'è un modo di raccontare le storie che può essere banale, che è quello appunto di raccontare una cosa senza dargli un minimo di sfondo, senza andare in profondità, raccontare solo quello che si vede senza cercare di capire che raccontare la realtà non è semplicemente fotografarla, ma è anche aiutare a interpretarla, a giudicarla. E quindi le storie sono preziose perché sono forse la punta dell'iceberg della realtà. Vi provi delle emozioni anche a raccontare questi visi, questi occhi
che ti guardano, e sono delle emozioni molto forti, perché il bambino ti esprime la sua gioia, no? Appena scende dalla nave, arriva nel porto. E oggi è stata una bellissima giornata, una bellissima opportunità di confronto tra me e questi giovani ragazzi che si avvicinano con grande passione al mondo del fotogiornalismo. Abbiamo parlato di un argomento che tutti conosciamo, che è l'immigrazione. Ho fatto vedere delle immagini e il modo per come si racconta un fenomeno sono serviti proprio a far vedere a questi giovani come un fotografo si accosta all'argomento e la maniera giusta per come raccontarlo. Secondo me il fotografo è il lettore, è lo sceneggiatore della storia che poi noi raccontiamo, è come lo scrittore. Un workshop ancora di target più alto è bello uguale, ma è molto più stimolante, perché io mi immagino avere delle domande molto interessanti di persone. Allora, i giornalisti giovani sono i mediatori culturali altri, sono i mediatori tra quello che accade, il mondo impazzito di internet, dell'informazione bellissima, gratuita, trasversale, tutto quello che ci diciamo, siti journalism eccetera eccetera, ma grezza. Il giornalista avrà, secondo me, sempre più un ruolo fondamentale nell'essere il mediatore da questo mare magnum di informazione che ci arriva, ci piombano dalla testa, da sotto, da sopra, eccetera, eccetera. È un'informazione mediata, non mediata filtrata con un'accezione negativa, ma filtrata nel senso della credibilità, dell'autorevolezza, della veridicità, dell'approfondimento delle fonti. Che poi si faccia sulla carta, su una piattaforma digitale, eccetera, eccetera, cambia poco. Credo quello che non deve cambiare è l'ABC della professione, che è fatto di credibilità, approfondimento della notizia, veridicità della notizia, delle fonti, autorevolezza. Quello che non verrà mai meno è l'esigenza di avere un lavoro intellettuale. Se noi conserviamo l'orgoglio di fare un lavoro intellettuale, un lavoro di testa, di concetto, poi che lo si faccia su un giornale, sull'articolo, sullo scoop, ma offrendo un servizio giornalistico, vedremo. Ma intanto questa non deve mancare. Abbiamo un problema a farci ascoltare, noi stridiamo nel mondo, vogliamo nel deserto, un deserto che è popolato da poche persone, sempre meno, e lo dimostrano i dati di vendita dei giornali, che sono già schierati da una parte. Purtroppo è anche un problema dell'informazione, e credo che sia anche un problema di questo paese. Ma io credo che le storie siano sempre state uno degli elementi fondamentali del giornalismo. Oggi lo sono forse addirittura un po' di più, perché la storia consente di umanizzare un problema. Spesso questa è una società che tende a essere cinica, a essere superficiale. Quando tu trasformi un grande problema nella storia di una persona, allora forse riesci a colpire le emozioni di chi ti legge, e l'emozione è sempre quella che fa nascere un bisogno di conoscenza, e il bisogno di conoscenza è il pane fondamentale del giornalismo. Ma l'impressione quando si incontrano i giovani è sempre la stessa, cioè riconosci l'entusiasmo e la voglia di fare giornalismo che avevamo noi alla loro età. Quindi è complicato, perché oggi purtroppo la crisi dell'editoria e la crisi generale dell'economia offre forse meno sbocchi di quanto potevamo avere noi. Sono ragazzi tutti molto preparati, molto più preparati di quanto non fossimo noi alla loro età. E niente, per me è sempre trovare delle persone di quell'età che hanno ancora voglia di fare il mio mestiere è sempre un motivo di grande soddisfazione. Vorrei poterli aiutare di più, ma la crisi per tutti. Ma credo che il consiglio è quello di non mollare, di continuare a sognare, di lavorare, di non arrendersi mai, perché alla fine poi le occasioni vengono. Questo mi impone delle scelte narrative complesse, mi costringe continuamente a confrontarmi con una materia che è grande, ed è secondo me un luogo in cui è necessario andare, perché c'è tutto questo, la possibilità della completezza della narrazione dell'uomo e del suo elemento fondamentale, per me resta l'elemento fondamentale, la descrizione, la narrazione e la condivisione del dolore. Del dolore, la sofferenza, cioè bisogna estrarre tutto questo. Questo abbiamo il dovere di narrare. Cosa dobbiamo raccontare se non storie? Qual è il
come dire, la definizione del nostro mestiere, se non la narrazione di storie umane, di storie di ciò che accade intorno a noi. Sul modo in cui raccontarle credo che sia necessario trovare un nuovo linguaggio giornalistico, questo è vero, ma non perché dobbiamo adeguarci a uno strumento tecnico diverso, ma semplicemente perché il rapporto con la realtà è cambiato, il modo in cui abbiamo scritto, narrato, io parlo di scrittura perché a questo mi riferisco, non è più sufficiente per sollevare la commozione delle persone. Credo che sia in questa generazione qui che si gioca un po' il futuro del giornalismo, perché sono gli ultimi che hanno la possibilità di innovarlo. Poi dopo, secondo me, non ci sarà più possibilità, perché sarà cambiato ancora più di adesso il contesto economico dei giornali, delle proprietà. Adesso c'è ancora quella possibilità e ci va coraggio, ci va molto coraggio. Penso che queste esperienze possano tornare utili a tutti i ragazzi, soprattutto i neolaureati, perché riescono a mettere in connessione sia il mondo universitario con il mondo del lavoro, e sono dei percorsi che all'interno dell'università non si riescono spesso a creare. Eventi come questi permettono ai ragazzi di capire effettivamente cos'è il mondo del lavoro, toccarlo con mano, fare esperienza e riuscire magari a entrarci con un piglio diverso e con nuove idee. Quindi è anche un modo per scambiarci opinioni, siano i ragazzi ma soprattutto con chi questo mestiere lo fa, e cercare anche tutti insieme una nuova via per il giornalismo del futuro. Per me questo workshop ha rappresentato un modo per condividere e vivere delle esperienze particolari e diverse. È un'opportunità di poter trovare delle risposte a domande che ci poniamo in questo mestiere e soprattutto l'occasione per stimolare quella curiosità che ti permette di porti delle domande nuove. Il giornalismo affascina tanti e questo workshop è l'occasione per continuare a raccontare ancora tante storie in Sicilia.